Buona giornata! Oggi Victor Hugo ci insegna una cosa fondamentale per il raggiungimento dei tuoi sogni. Sì, dei tuoi sogni. Basta, basta rimandare, raggiungiamoli, Dio volendo, questi sogni. Victor Hugo ci dice: ci sono più cose naufragate in fondo a un'anima che in fondo al mare. Questa è davvero una frase potente. E no, non mi dite, facile, bella. Lui legge le frasi dei Baci Perugina, legge le cose pleonastiche, le cose banali che si sanno tutti. Sì, però allora vi porto quest'altra esperienza. In un corso, mi ricordo questa cosa qui proprio come se fosse oggi, e questa cosa mi ha molto motivato, mi ha molto spostato rispetto a appunto questi pensieri filosofici, a tutte queste cose che anch'io prima dicevo sia oioi sto cacchio di filosofia che deve venire a rompere, In questo corso appunto ci fu una persona che era tra l'altro anche davanti nelle prime file, quindi come si dice nelle file di quelli premium, di quelli paganti bene, e c'era questa persona molto, come si dice, annoiata da sto corso, dal trainer che diceva, che raccontava la gestione del tempo, che raccontava una serie di cose interessantissime tra l'altro, che poi vi porterò anch'io in prossimi video, in futuri video. Quindi stavo dicendo tutte queste cose qui e questa persona. Ma si sanno ste cose. E il trainer giustamente davanti, che vede questa persona, come si dice, molto annoiata, molto che sbuffava, che se la rifilava con il suo collega accanto, il suo amico, quel che l'era, interrompe la lezione e comincia a dire: scusa, ma c'è qualcosa che non ti torna? Fammi pure una domanda, io sono qui. No, è che sono sempre le stesse cose, ci dite sempre le stesse cose. E lui fa, mi ricordo ancora, molto probabilmente questo corso l'ha pagato l'azienda, vero? E lui: sì, l'ha pagato l'azienda. Sì, e io sono qui a fare sto corso mentre potrei essere al lavoro a fare mille cose più importanti. E lui fa: ok, te queste cose le sai, ma le fai? Gelo totale, tutti a bocca aperta, mi compreso, perché fa: sì, le sai, ma le fai? Wow! Quindi tutte queste frasi vogliono essere quasi come una palestra, quasi come un ok, le sai, ma le fai? E se non le fai, molto probabilmente è perché non sono ancora entrate nella tua, come si dice, nel tuo modo quotidiano di essere, non sono ancora diventati i tuoi mantra. Quindi queste frasi, questi pensieri del giorno, vogliono essere proprio questo, vogliono essere la benzina, il, come si dice, il tarlo che ogni tanto viene a farti visita e ti dice: oh, ricordati questa cosa, perché questa cosa è importante, questa cosa va fatta così più che altro. Quindi mi raccomando, se c'è una cosa in cui devi prendere più consapevolezza, appunto, dicevamo mindfulness e compagnia, che troverai nelle schede finali, è questi pensieri del giorno, che sono per te, che devono essere per te come una vocina che sta lì a ricordarsi come si fanno le cose. Per oggi, mi raccomando, vai a scavare dentro di te quali sono i sogni che non hai ancora realizzato. Comincia a metterli su carta, comincia a vedere quelli per esempio che sono a un buon
come si dice, percentuale di completamento, perché magari qualcuno è al 60%, al 70%, ma te dici vabbè, ma tanto non ci arriverò mai, però comincia a tirarli giù e a dargli un indice di completamento, quindi una percentuale di completamento. E magari ci sono dei sogni che, come si dice, sono già avanti. In più, dagli anche una priorità, dagli un'importanza per te. Così sceglierai, comincerai a fare un po' di pulito da tutto il ciarpame che non ti interessa e che magari erano solo dei fini desideri. Comunque, quindi, oggi fai questo esercizio. Mi raccomando, scrivimi nei commenti com'è andata. Se sei riuscito a fare un po' più chiarezza mentale dentro di te rispetto ai sogni che vuoi realizzare. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao!